Come si sente un gestore di una pagina web, le cui dispendiose pubblicazioni in internet vengono improvvisamente bersagliate, con delle messe in guardia, o che viene obbligato a rimuoverle sotto minaccia di procedimento penale? Sempre più persone colpite rispondono da piuttosto male fino a molto male. Oggi vi mettiamo di fronte ad una tempesta di indignazione contro la crescente censura in internet. Grazie che voi siete nuovamente presenti. Certamente, nessuna persona retta ha qualcosa in contrario se delle offerte pedopornografiche o pedofile vengono bannate da internet. Ma se delle controvoci importanti, per esempio su menzogne mediatiche, su pericolose omissioni o corrispondenze su dei circoli fraudolenti e simili vengono messe al bando dalla censura di internet, allora il grido di indignazione diventa già un po' più forte. Molto forte è stato un recente grido a causa dello spaventoso incremento dei cosiddetti blocchi a livello mondiale in internet. Una vera e propria tempesta di indignazione ha fatto il giro del mondo, quando a livello mondiale è stato bloccato il materiale illustrativo, prova documentale, storica, riguardante la vera fattispecie del terrorismo del Maidan, cioè il sorgere della crisi ucraina. Ve ne ricordate? Lo scorso 1 marzo Klatyv mise in rete il suo documentario «Azioni terroristiche di manifestanti pacifici». Entro pochi giorni questo inconfutabile documento video storico si diffuse milioni di volte in tutto il mondo. Innumerevoli ringraziamenti, in parte da politici di alto rango, arrivarono alla nostra redazione. Poi però accade l'inconcepibile. Nonostante sia ancorato nella legge che in caso di significativi eventi storico pubblici non si possono far valere i diritti d'autore su illustrazioni, eccetera, innumerevoli diffusioni di questo film vennero bloccate. E questo con la nota «bloccato in tutto il mondo» oppure «questo video non è più disponibile a motivo dei diritti d'autore». A questo punto il muro del pianto vi informa che in nessun momento abbiamo fatto valere i nostri diritti d'autore. Il nostro film Azioni terroristiche di manifestanti pacifici può e deve essere scaricato e diffuso gratuitamente e da chiunque in ogni momento. È stato prodotto proprio per questo. Che i responsabili della censura abbiano dato più peso a un qualche vago diritto d'autore che al destino di interi popoli fa perlomeno presumere la loro irresponsabilità, incompetenza e il loro pericoloso atteggiamento. Quindi la diffusione del nostro video documentario e storico di prova è, per dirla in breve, urgentemente desiderata. Visto che il destino di interi popoli ha sempre la precedenza e non può essere reso dipendente da un qualche diritto d'autore su suoni, immagini o altro, nella legge federale svizzera sui diritti d'autore c'è l'articolo 28, mentre al riguardo di protezione per radio e televisione c'è l'articolo 72, come anche i paragrafi 50 e 48 della legge tedesca per gli autori. La legge svizzera dice, articolo 28, servizi d'attualità, comma 1. Per i rendiconti sugli avvenimenti d'attualità è lecito registrare, riprodurre, presentare, diffondere e mettere in circolazione o altrimenti far vedere o udire le opere viste o udite in occasione dell'avvenimento, nella misura in cui lo scopo informativo lo giustifichi. Comma 2. A scopo informativo su questioni d'attualità è lecito riprodurre, mettere in circolazione e diffondere o ritrasmettere previ estratti di articoli di giornale o di relazioni radiofoniche o televisive. L'estratto deve essere indicato. La fonte e l'autore, se vi è designato, devono essere menzionati. Fine della citazione. Fino a qui la cattiva notizia. Ed ecco, ora qualcosa di meglio. Passiamo quindi la linea al nostro studio di Vienna. Grazie mille a voi di Hannover. Sì, e dove le ombre sono grandi, splende anche una luce non lontana. Questa tempesta mondiale di sdegno sui censori di internet ha infatti portato direttamente all'annuncio della fondazione di vari movimenti. Si stanno mettendo in moto diverse unioni col motto «Da ora in poi vogliamo sapere chi censura».
I risultati da loro ottenuti dovrebbero poi essere pubblicati sul nostro canale. Siamo quindi ansiosi di cosa arriverà. La TV ha già fatto proprie queste idee e chiede indicazioni utili su una cosiddetta organizzazione Jugendschutz, la quale però, almeno pare, sfrutta la protezione giovanile solo come pretesto o maschera. Poiché le seguenti quattro trasmissioni del 2013 in lingua tedesca, Colpa di guerra del 31 dicembre, Chi controlla Hollywood del 5 maggio, Strategia di guerra tramite la pornografia del 12 settembre e La vera intenzione di Hollywood dell'8 maggio, sono recentemente state denunciate da Jugendschutz.net presso il nostro provider internet come pericolose per i giovani, con la minaccia di procedura penale nel caso in cui PlaTV non protegga a sufficienza i giovani da tali trasmissioni. Per i seguenti motivi, noi di PlaTV abbiamo prima di tutto dovuto classificare Jugendschutz.net come organizzazione ominosa e incoerente. Infatti, non ispira tanta fiducia a chi si spaccia per organizzazione di protezione giovanile e denuncia al tempo stesso un notiziario oggettivo nel quale vengono chiamati per nome i burattinai della strategia di guerra pornografica. La protezione giovanile Jugendschutz.net non ha proprio protetto meglio i giovani affrontando giuridicamente i produttori di porno citati nella nostra trasmissione Strategia di guerra tramite la pornografia? È dimostrato che, contrassegnando le esibizioni pornografiche su internet semplicemente come inadatte ai giovani, essi vengono protetti in ogni caso solo nei minimi termini. Mettiamoci quindi alla ricerca di tracce. Non è che si nasconde qualcosa di opposto dietro a questa e altre associazioni? Chi sono esattamente i responsabili principali? A tal proposito, ringraziamo per tutti gli indizi che danno chiarezza e portano avanti. In rete, le seguenti persone dichiarano di essere i responsabili di Jugendschutz.net. Lo sono davvero o qualcuno si serve di loro mandandoli avanti come tali? Ecco la lista dei nomi delle quattro teste: Friedemann Schindler, Thomas Günther, Stefan Glaser, Martin Hünemann. Ringraziamo in anticipo per tutte le ricerche messe a disposizione. Vi auguriamo una serata di ricerche fruttose. A presto!